Nonostante l'avvento di Triton europea, ancora i mezzi italiani si distinguono per il salvataggio di vite umane. Naufragio a sud di Lampedusa, morti e sopravvissuti. I morti recuperati, trasportati a Porto Empedocle, sono 18 e sono i primi cadaveri vittime di naufragio nelle mare del canale di Sicilia, pattugliato non più dalla Mare Nostrum italiana, ma dalla Triton europea. Scriviamo una banalità, il maestro è diverso, ma la musica è sempre la stessa. Un gommone carico di migranti è stato in balia delle onde tra la Libia e Lampedusa. Poi il collasso si è scatenato 40 miglia a nord di Tripoli e 150 miglia a sud dell'isola Agrigentina. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera italiana e, subito dopo, la nave Etna della Marina Militare. Nonostante l'avvento di Triton europea, ancora e sempre l'Italia si distingue per gli interventi di soccorso e di salvataggio di vite umane, perché l'Europa non è capace di nulla se non di pretendere denaro dagli stati che la compongono e il cui futuro precipita sempre più a fondo, come un altro naufragio. L'operazione Triton, gestita dall'agenzia europea Frontex, naviga solo entro le 30 miglia marine dalle coste italiane. I mezzi italiani invece sforano tale limite per ragioni umanitarie. Nelle acque tra Africa ed Europa, a ridosso delle gommone teatro della morte di 18 persone, sono stati salvati 76 profughi. Probabilmente vi sono anche dei dispersi in mare. Poi altre due imbarcazioni cariche di migranti sono state assistite da navi della Marina italiana. La nave Driade ha prelevato 100 persone e la Cigala Fulgosi altre 102. Sono state circa 2.000 le vittime dell'immigrazione nel 2014, di cui 1.600 solo a giugno e 162.000 gli stranieri approdati. I morti forse sono ancora di più. Nel 2011 sono stati 1.500, nel 2012 500 e nel 2013 sono stati 600. L'ultimo naufragio risale al 22 settembre scorso, quando un altro gommone ha affondato lungo la stessa rotta tra Libia e Lampedusa. Almeno 40 sono stati morti e poi, più indietro nel tempo, il 15 settembre un altro centinaio di naviganti disperati è colato a picco. I cadaveri vittime dell'ennesimo naufragio nel canale di Sicilia sono stati trasportati a Porto Empedocle. Il sindaco Calogero Firetto commenta: in 18.000 sono giunti a Porto Empedocle dall'inizio dell'anno, tante donne e bambini. Oggi, dinanzi a 18 cadaveri, poveri resti di tragedie assurde, ogni locuzione risulta stanca. E il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, afferma: piangiamo queste vittime e al tempo stesso ribadiamo che il contrasto ai mercanti di morte è la cosa più importante. Questo naufragio è avvenuto a 40 miglia dalla Libia e a 100 miglia da Lampedusa. Occorre comprendere che la nostra azione è corretta e giusta. I nostri sono intervenuti perché siamo nella fase di uscita da Mare Nostrum. Purtroppo abbiamo avuto molte morti anche durante Mare Nostrum. 499 cadaveri sono stati contati durante l'operazione e altri 1.500, secondo le dichiarazioni dei superstiti, sono dispersi. Mare Nostrum ha salvato decine e decine di vite umane, ma non si sono evitate le morti, purtroppo.